laminato Edoardo Materiali Ferrosi, il più grande magazzino nel Triveneto per disponibilità di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi e profilati. Servizio di taglio e trasporto, con consegne puntuali e veloci in tutto il Veneto. Dal 1933, Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala, Venezia. BeatoSRL.it. Onore ai fratelli Mattei, Virgilio e Stefano Mattei, presente! Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa sempre alla nostra maniera, a 360 gradi, senza mutilazioni, senza variazioni, in maniera del tutto libera, obiettiva. Non veniamo mai meno al nostro sacrosanto dovere di informazione. Volevo ricordare questi due ragazzi barbaramente uccisi da quei quattro maledetti assassini rossi dell'estrema sinistra. Oggi ricorre il 51esimo anniversario. Noi abbiamo il dovere di ricordarle queste cose. Una delle pagine più brutte della nostra storia. 16 aprile 1973, 16 aprile 2024. Arsi vivi. Pregherei la regia di far vedere anche la foto di questi due poveri, sfortunati ragazzi che hanno avuto la colpa di essere figli del segretario del Movimento Sociale, la sezione di Prima Valle. Infatti si parlò del famoso rogo di Prima Valle. Questa foto in bianco e nero non è tanto chiara, ma almeno posso avere la possibilità di ricordare questi due ragazzi. Da sinistra verso destra, Stefano aveva circa 10 anni e Virgilio 22 anni. Erano i figli di Mario Mattei, segretario della sezione di Prima Valle del Movimento Sociale Italiano. Che colpe avevano quei due ragazzi? Non vi dico, si affacciarono alla finestra, chiesero inutilmente aiuto. Alla fine i soccorritori li trovarono abbracciati. Che brutta fine fecero. E io oggi non potevo non esordire parlando di loro, parlando della nefandezza dei compagnucci rossi, vigliacchi, assassini. Quella cattiveria che alberga in una ben determinata zona politica. Quelle cose non ci competono, noi non arriviamo a tanto. Critichiamo
urliamo, ma non facciamo del male. E io li voglio ricordare con un triplice colpo di maglietto. E valga il vero, vigliacchi, solo qualcuno pagò, il resto la fece franca, i veri mandanti sfuggirono alla cattura. Ditemi voi se tutto questo è giusto, ma tant'è. L'Italia sta facendo una brutta fine, è vero, lo dico spesso, perché sono convinto di quello che dico. Avete saputo l'altra sciocchezza, Enzo, stai attento, che viene da Abbiate Grasso. Chissà perché ultimamente la Lombardia è diventata come regione un po' una sorta di laboratorio politico islamico. Da quelle parti mi sa alla luce degli avvenimenti che si sono verificati, mi sa che hanno il cervello fatto in una certa maniera. Intanto allertate la Laura Boldrini. Oggi chiuderò con la Laura Boldrini, la passionaria, la compagnuccia rossa. Io a volte, quando sono calmo e penso, mi chiedo come Laura Boldrini possa essere stata presidente della Camera. Mi chiedo come la Laura Boldrini abbia potuto occupare la terza carica dello Stato. Solo in Italia, per questa degenerazione, succedono questi fatti. Avvertitela! Intanto vi porto a conoscenza che adesso vogliono insegnare l'arabo. Soldi pubblici, siamo una scuola statale, perché bisogna andare incontro all'Islam. E per evitare che io possa sbagliarmi, oggi sono un po' arrabbiato, lo confesso, stamattina ho visto la mia agenda che mi ha ricordato la dolorosa fine dei fratelli Mattei, e quindi ho cominciato la giornata in una certa maniera. Poi vado a leggere le notizie sui giornali, le segnalazioni che mi arrivano da più fonti di informazione, e allora a volte perdo la calma, lo confesso, perché mi chiedo come sia possibile che noi in Italia dobbiamo seguire l'Islam. Ma è inconcepibile, credetemi, dovrebbero essere loro che sono venuti in Italia. Lo ricordo, non li abbiamo chiamati noi. Stanno occupando le principali zone d'Italia, diventano sempre più numerosi. E io mi chiedo, riferendomi agli italiani all'ascolto, escludo i compagnucci, escludo quelli che hanno portato il cervello all'ammasso, con quelli io non potrò mai dialogare,
non c'è confronto con quella gente, perché hanno le brenne davanti agli occhi, hanno i paraocchi, non vedono, sono venduti, non sanno che anche loro faranno una brutta fine. Quindi prima di perdermi pregherei la regia di Giovanni Stoppa di produrre alcuni documenti la cui lettura da sola essa ci fa capire dove stiamo andando a parare. Io non dovrei neanche commentarle queste notizie, dovrei proporvele e basta. Ma è opportuno che io ci metta del mio, anche per richiamare l'attenzione dei distratti, per richiamare l'attenzione di quelli che ancora non mi credono, di quelli che ancora non si rendono conto del grosso pericolo che l'Italia sta correndo. Quindi a vantaggio di chi tutto questo, se non dei diretti interessati? D'altra parte, si sentono più forti, si sentono ringalluzziti dopo l'intervento del capo dello Stato, che non mi rappresenta, non mi rappresenta. Non commetto un reato se dico è il nostro presidente Mattarella, ma sicuramente non mi rappresenta. Ricordo, per chi non mi avesse sentito la settimana scorsa e per chi non sapesse, per i sordomuti, che Mattarella ha dato la massima solidarietà, è sceso dal suo piedistallo dorato ed è andato incontro all'Islam. È normale che quella gente si sente più protetta. Poi se ci metti anche azioni individuali come quella del signor Abubakar Soumahoro, che è riuscito, cosa beffarda, ad entrare in Parlamento e fa una proposta di legge perché il Ramadan sia dichiarato giorno di festività nazionale. Quindi sono tanti fatti clamorosi che giocano a favore dell'Islam e degli islamici. Mi fermo la solita manciata di secondi perché io devo fare a cazzotti, devo fare a pugni con il tempo della mia opinione e dopo vi propongo i documenti. Grazie. Nei supermercati Alì puoi trovare ogni giorno la qualità e convenienza dei prodotti locali che con la nostra filiera corta e controllata arrivano freschi e buoni a casa tua. È il nostro impegno per rendere migliori l'ambiente, il territorio, la spesa e la vita di ogni giorno. Fino al 17 aprile approfitta dell'offerta coppie perfette nei supermercati Alì, Aliper e online su Aliperme. Alì Supermercati, migliora la vita. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free ed Internet. Viva il canale 170!
Viva il canale 170 del digitale terrestre! Viva Prima Free, che mi dà la possibilità di essere ancora un uomo libero, di non sentirmi in prigione. È una cosa, ve lo giuro su Dio, meravigliosa, quella di essere se stessi, di manifestare il proprio punto di vista. Chiudo con la perla di Abbiate Grasso. Vergognatevi, vergognatevi, mettete la testa nel water, come dissi una volta a Topo Gigio, metti la testa nel water, guarda in fondo, abbraccia il water e di non son degno di te, per la fine che state facendo fare alla mia Italia. Vi ritengo corresponsabili, dai regia. Corso di cultura araba in una scuola del Milanese, è Bufera, siamo ad Abbiate Grasso. Qualcuno giustamente dice: siamo al paradosso, si avvicina la totale sottomissione. A scuola in Italia come in Iran, studenti al corso di Jihad e, udite udite, italiani veri all'ascolto, islamizzazione a scuola, lezioni di arabo e velo islamico. Cosa vuol dire lezioni per il velo islamico? Devono insegnare alle nostre ragazze come devono coprirsi. Non ho parole, siamo alla follia pura. È qui che deve intervenire Mattarella per impedire questo sconcio. È inammissibile che in una scuola statale si possa insegnare alle ragazze come indossare il velo islamico. Follia pura! Compagnucci, avete rovinato la mia Italia. Fai vedere questa foto che ritrae alcune donne coperte. Si vede un po' del viso. Poi ci sono quelle che non fanno vedere neanche le guance, si vedono solo gli occhietti. E noi dobbiamo andare dietro a sta gente. È finita per l'Italia. Dai regia. Eccole qua. Corso di cultura araba. Vedi come devono andare in giro queste ragazze? Io non ho parole. Signor Presidente Mattarella, deve intervenire. Deve indignarsi, adesso deve indignarsi. E la smetta di dare la solidarietà all'Islam. Questi ci massacreranno un domani. E valga il vero, dai, anche per oggi mi devo fermare. Solo il tempo per ringraziarvi per la cortese attenzione con cui mi avete seguito, per ringraziare i miei sponsor e per ringraziare per la parte tecnica il nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.